15 agosto di un anno fa i talebani sono tornati al potere e in Afghanistan è finito tutto, o forse è ricominciato tutto, dipende. In 20 anni di guerra il più feroce dei teatri di battaglia è stato un punto minimo sulla mappa che si chiama Sangin, nell'Helmand. Sangin ha 20.000 abitanti più o meno, ma è a Sangin che gli americani e i britannici che si sono alternati al fronte hanno avuto il più alto numero di caduti, un quinto del totale. Lungo la strada da Kabul è tutto giallo, per ore, giallo sabbia, giallo polvere, a volte grigio, lì dove esplosa una mina o una bomba di aereo. Poi a un tratto, nel niente, il satellitare trilla e ti dice Sangin, e sei arrivato. Ma ti guardi intorno e intorno, giuro, non hai niente. Perché in realtà Sangin non esiste più. Fuori da Kabul, l'Afghanistan, e macerie. Macerie basta, macerie di case di fango, di cui non restano che mozziconi di mura, come rovine romane, non sono che case da 300 dollari l'una, bombardate da B-52 da 70.000 dollari l'ora. Per ogni caduto della NATO c'è un nome, una foto, una storia, un ritaglio di cronaca. Dei morti afghani, invece, non è rimasto neppure un numero. In 20 anni non sono mai stati contati, mai. A Sangin, il 15 agosto, non è stata una sconfitta, ma una vittoria. A Kabul è stata una partenza, letteralmente, no? Con gli afghani aggrappati agli aerei. Fuori da Kabul è stata una ripartenza. So che è difficile dirlo, però il mio mestiere non è dire le cose facili. Mi sono trasferita a Kabul a ottobre, quando tutti gli altri sono andati via. Una scelta morale, ma perché in realtà la guerra in Afghanistan non è affatto finita. Quando gli americani sono arrivati nel 2002, era la fame un afghano su tre. Quando si sono ritirati, un afghano su due. Ora, con le sanzioni internazionali, per cui gli Stati Uniti hanno congelato le riserve della banca centrale, così l'intero sistema bancario e l'intera economia. Ora il 97% della popolazione è food insecure, come dice l'ONU. Il 97% della popolazione è allo stremo. Ora è alla fame un afghano su uno. Cammini a Kabul e ti svengono davanti. La guerra in Afghanistan ha solo cambiato armi. Non ero mai stata in Afghanistan. Ho avuto anni un po' complicati per via dell'inchiesta Regeni. E ho pensato riparto da Kabul. Ma ho capito subito che in realtà il mio era un ritorno. Come fai a dire di non essere mai stato in Afghanistan quando arrivi a Herat, al confine con l'Iran, la zona che era sotto il controllo italiano e quindi no, a rimorchio, la zona con tutte le ONG italiane, e trovi questo ospedale finanziato dagli europei, come tutti, il Lokman Akhmin, un ospedale che è un centro trapianti ed è il migliore del paese, in un paese in cui non hai manco una farmacia, manco un'aspirina, con questo medico che è a capo di tutto, che si è specializzato a Bari, si è specializzato con il medico di mio padre, sono di Bari, questo medico che si vende i reni degli afghani, i reni dei poveri, pagati 2.000 dollari l'uno e trapiantati a pazienti di tutto il mondo. C'è questo gruppo di case non molto lontano in cui tutti si sono venduti un rene. E quando mi hanno visto, erano tutti un po' delusi, avevo solo carta e penna con me. E speravano fossero i talebani, con pane e giustizia. Poi certo, uno o due anni, e spereranno, no, che siano gli americani. Ma per esempio, ora vengo dall'Iraq. In Iraq hai trivelli ovunque, petrolio ovunque, poi però la sera hai questi iracheni che dormono per strada, così, sull'erba. Ma non sono degli sfollati, stanno in fila al distributore di benzina per essere i primi il mattino dopo, perché gli iracheni hanno il petrolio, ma non hanno la benzina, sta tutta nei nostri serbatoi. Non hanno la benzina, non hanno l'elettricità e dormono così, sull'erba. Come fai a dire che non sei mai stato in Iraq? Avevo 20 anni in Kosovo, era
Era inverno e questa mendicante per terra, tutta rughe nel gelo, mi sono tolta la sciarpa, mi sono tolte i guanti e non avevo una mano. Mi ha detto, per regalarmi dei guanti avresti dovuto lasciarmi la mano. Ma è nelle nostre stesse parole, nel nostro stesso linguaggio, è come un filtro tra noi e il mondo, diciamo un ambaradan, no? una cosa confusa, viene da ambaradan in Etiopia, uno scontro del 1936 tra l'esercito italiano e quello abissino, una cosa per niente confusa. I nostri aerei hanno sganciato tonnellate di iprite sulle truppe in ritirata, lasciandosi dietro 20.000 morti. Chi di noi qui dentro non è mai stato in Etiopia? E quindi riparto, ma mi illudo, torno sempre. In realtà, di mestiere poi racconto ripartenze, perché il mondo in cui vivo è un mondo in cui ogni giorno, in un paese o in un altro, è il 15 agosto. Ogni giorno è una promessa di salvezza e redenzione. Vivo in Medio Oriente da 15 anni, ma ho studiato diritto internazionale, mi occupavo di crimini di guerra. Sono passata al giornalismo con la regina delle ripartenze, con la primavera araba. 14 gennaio in Tunisia, il 25 gennaio in Egitto, 17 febbraio in Libia, 15 maggio in Siria. Ma in tutti questi anni non ho visto che vittime e carnefici scambiarsi di continuo di ruolo, gli aggrediti e gli aggressori, i rapinati e i rapinatori. A un tratto arriva sempre uno più estremista a rovesciare tutto, uno più emarginato, più escluso, uno la cui ripartenza è la partenza degli altri, più spesso il carcere o la tomba degli altri. Alcuni sono ripartiti persino l'11 settembre, hanno celebrato per strada, ricordate, come il 15 agosto in Afghanistan. Ma la verità è che capisci l'Afghanistan solo fuori da Kabul. L'Afghanistan è il principale produttore di oppio al mondo, non ha altro, oppio e narcotraffico. E gli americani quindi come prima cosa hanno sradicato i campi di papavero. In una conferenza stampa al comando NATO un giornalista domandò su cosa si sarebbe basata, no, l'economia del paese. La risposta fu lo zafferano. E davanti agli sguardi un po' perplessi, un ufficiale aggiunse e poi le rose, l'esportazione di rose. E oggi cammini a Kabul e ti svengono davanti. Ma perché gli Stati Uniti non avevano il minimo piano per l'Afghanistan. Nel 2001 hanno conquistato il paese in meno di 6 settimane, con 20 caduti, uno più di Grenada. Erano convinti di fermarsi così poco che a Bagram, che poi è diventata una delle principali basi americane d'oltremare, con 30.000 militari e una concessionale Harley Davidson, non avevano installato neppure una doccia. Il bucato veniva inviato in elicottero alla lavanderia più vicina in Uzbekistan. Poi in Afghanistan hanno finito per spendere 2,3 trilioni di dollari. Per la sola ricostruzione hanno speso 143 miliardi di dollari, più del piano Marshall. L'acqua di Kabul oggi è gialla. Non è che non c'è acqua corrente, non c'è acqua potabile. Perché quei 143 miliardi di dollari sono andati in cose come 9 capre italiane da Kashmir, per il rilancio del tessile, costate 6 milioni di dollari. Nessuno neppure sa dove siano finite. In 20 anni l'85% degli aiuti degli Stati Uniti è tornato negli Stati Uniti sotto forma di profitti per imprese americane, per contractors americani. Un giorno sono andata in una corte di Sharia a Kabul per capire un po' come funziona, no, in concreto questa famosa Sharia. E a parte che la Sharia era in vigore anche prima, uguale ovviamente perché non è che cambia, ed è un po' come il burka, perché in realtà il burka non è stato introdotto o imposto dai talebani. Fuori da Kabul le afghane sono tutte in burka, anzi non è che girano in burka, non girano affatto, stanno in casa e basta. Insomma, il talebano a capo della corte era finito di riso sulla stampa di mezza Europa perché un giornalista francese gli aveva chiesto di indicargli l'Afghanistan su mappamondo e non aveva idea di dove fosse. Ma di chi è la colpa se uno non ha studiato? Sua o di chi non gli ha costruito una scuola? Immaginate un giornalista che fa così con, non so, un operaio, sindacalista. Sarebbe licenziato in un minuto. Hannah Arendt diceva la schiuma della terra. Io
vivo con la schiuma della terra. E appunto le scuole, in Afghanistan le scuole superiori femminili, come noto, no? Sono chiuse. Non è proprio così semplice, intanto 9 province su 34 le scuole non hanno mai chiuso. E così le scuole private, e così le università, e persino Soheil Shaheen, il portavoce dei talebani, la cui famiglia è a Doha, ha due figlie al liceo. Ma al fondo il problema vero è che spesso le scuole materialmente non ci sono. Non è che sono state chiuse, sono mai state aperte, cioè non sono mai state costruite. In Afghanistan niente è semplice, niente in bianco e nero, e non solo in Afghanistan. Ma è così che poi si arriva al 15 agosto, così che alcuni ripartono e altri invece partono, non si avanza mai e si torna sempre. La sera degli attentati di Parigi, la sera del Bataclan, ero a Hebron, nella West Bank, e guardavo un video dell'assalto, l'assalto al teatro. A un certo punto, dopo gli spari, si sentiva una batteria di esplosioni, una dopo l'altra. Però, mi sono detta, avrebbero potuto abbattere l'intero isolato, avevano pianificato in grande. L'ultima esplosione ha scosso i vetri, non era Parigi, erano gli israeliani, fuori dalla mia finestra, era una sera qualsiasi a Hebron. Quando mi è stato detto che il tema di questa TEDx era ripartire, non ho pensato al Covid, onestamente, perché con il Covid per me non è cambiato poi molto. Vivo tra quelli per cui un virus è un lusso. Vivo tra i neri di Johannesburg, che è a Soweto, a un passo dalla casa di Nelson Mandela, testavano l'AstraZeneca per 300 rand, per 15 dollari. Ventenni che stavano lì in fila a vomitare, tremando di febbre, di effetti collaterali, con questi occhi rossi e sgranati per un vaccino che non avrebbero mai potuto permettersi, per il nostro vaccino. Ho studiato negli anni della globalizzazione, ricordate quando dicevamo che siccome a Mosca c'era il McDonald's e la Piazza Rossa, no? Allora il mondo era un solo mondo. Poi ti piomba addosso l'ISIS e scopri che il paese non arabo con il più alto numero pro capite di foreign fighters sono le Maldive, che nessuno neppure sa che sono un paese musulmano, invece hanno una sharia rigorosa con tanto di esecuzioni nella piazza del tribunale. Ma come saperlo? La loro lingua non c'è su Google Translate, così come non c'è il pasto degli afghani, quelli no, che non trovano se stessi sul mappamondo, quelli che stanno in esilio, anche a casa propria. Solo mondo, nel senso certo, ma nel senso che esiste solo il nostro mondo. Ti insegnano che la guerra è il fronte, no, quello è il campo di battaglia. La guerra non è il fronte, ma tutto quello che gli sta intorno, tutto quello che genera il fronte. La prima volta che ho visto la guerra, ero in guerra già da un anno, ad Aleppo. I jihadisti erano ovunque al momento dei sequestri e l'unica ormai per entrare era tentare di passare per siriani, stare tra i civili invece che tra i ribelli. E la guerra all'improvviso mi è cambiata davanti. Perché quando stai con i civili non hai elettricità, non hai internet, non hai niente, hai l'acqua delle pozzanghere e hai fame e basta. E quando bombardano non sai neppure dove andare, nel senso proprio verso dove, verso sinistra, verso destra, perché non hai idea di cosa sta succedendo. Per questo vivo tra gli ultimi, tra la schiuma della terra, perché questa è la guerra. Arrivi per capire, per chiedere che succede, ti chiedono, scusa, ma che succede? In Donbass, all'inizio, nel 2014, al confine con la Russia, dove le case, invece che dai muretti, sono delimitate dai tubi gialli dei gasdotti, e ci abiti sotto, no? come sovrastato, come intrappolato, una di quelle immagini, no, che ti riassume tutto. E in Donbass c'erano questi ottantenni soli che per campare si vendevano la giacca del matrimonio e credevano fossero tornati i tedeschi, i nazisti, credevano fosse di nuovo la Seconda Guerra Mondiale. Ed è per questo che non ho pensato al Covid, anzi, ho pensato a ripartire, ma nel senso di distribuire, suddividere, perché che si tratti del Libano, del Venezuela, dell'Inghilterra o delle Filippine, al fondo, quella che trovo è sempre la stessa storia. È una storia di disuguaglianze, di discriminazioni, di esclusioni e di reazioni.
di quelli come me dicono la voce dei senza voce, ma non è vero, i senza voce sono senza voce e basta. Ma senza una diversa distribuzione non solo delle risorse, ma prima ancora del racconto, della parola, senza la consapevolezza di cosa significa Ambaradan, senza un allargamento dell'identità, non avremo mai una ripartenza, non avremo mai un cambiamento, solo un ribaltarsi di ruoli. Il ponte di Mostar in Bosnia, no? Il ponte simbolo della guerra, e quindi di Milosevic e dei serbi, però è stato distrutto dai croati. Perché niente è semplice, niente in bianco e nero, ma magari in Afghanistan fosse solo questione dei talebani, magari fosse così facile. Che poi è il motivo per cui, a parte a Kabul adesso, casa mia è Ramallah, casa mia sono israeliani e palestinesi, con cui, no, ogni finestra è un po' anche uno specchio. Ma perché a Kabul hanno escluso il resto dell'Afghanistan in questi anni e ora il resto dell'Afghanistan esclude a Kabul. I sunniti in Iraq hanno escluso gli sciiti, ora gli sciiti escludono i sunniti. I curdi? Gli arabi hanno raso al suolo le case dei curdi, quindi ora i curdi radono al suolo le case degli arabi. Così gli Hutu, i Tutsi, i serbi e gli albanesi. Come si fa a rompere la dannazione, a ripartire davvero? Perché non riparti se in realtà non ti sei mai spostato da dove eri, da quello che eri. Arabo ed ebraico hanno un'unica parola in comune, beit, significa casa,